Il maltempo continua a imperversare sull'Italia con piogge incessanti che nelle ultime ore hanno colpito duramente il centro-nord portando temperature sotto la media. La causa di questa forte instabilità è un ciclone bloccato tra Corsica e Appennino. I vigili del fuoco e la protezione civile sono stati impegnati senza sosta per affrontare i gravi disagi e i danni provocati dai violenti fenomeni atmosferici. Allagamenti e frane si sono verificate in diverse regioni, tra cui Emilia Romagna, Toscana e Liguria. In Emilia Romagna i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 180 interventi da ieri, principalmente per allagamenti e frane che hanno interessato le strade di collegamento. A Forlì Cesena sono stati eseguiti 42 soccorsi, con la zona di Bagno di Romagna particolarmente colpita. Nel Modenese, dove sono stati realizzati 70 interventi, le squadre hanno evacuato una famiglia a Campogalliano a causa dell'esondazione del fiume Secchia. Per il pomeriggio l'allerta maltempo è stata elevata a rossa per rischio idraulico nelle pianure emiliane da Modena a Piacenza, mentre nelle zone montane e collinare dell'Emilia centrale l'allerta è arancione. Forti temporali sono previsti sul settore centrale della regione con un possibile miglioramento in serata. Nel Piacentino le forti piogge hanno già causato allagamenti e ingrossamento dei corsi d'acqua. Le autorità provinciali stanno monitorando la situazione di strade e ponti e avvertono che la circolazione stradale nella bassa Val d'Arda potrebbe diventare critica nel pomeriggio, specialmente nei comuni di Fiorenzuola, Caorso, Corte Maggiore, San Pietro in Cerro, Besenzone e Villanova sull'Arda.